Digep 2017, nuova tappa, nuovo volto per gli amici di Vending TV e vendingnews.it. Siamo allo stand della Caffè Izzo, che non produce solo caffè, con l'ingegner Angelo Mazzilli. Angelo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e benvenuti. Intanto benvenuto a te dinanzi alle telecamere di vendingtv.it, un volto nuovo, dicevo, e un brand di cui non abbiamo mai parlato nel corso dei nostri percorsi all'interno di fiere, di eventi speciali. Tu cosa fai alla Caffè Izzo? Io sono l'operation manager della Caffè Izzo, sono entrato da poco e il, come dicevi giustamente, il brand è un brand nuovo, ma nuovo per modo di dire, perché siamo nel settore da 40 anni. Il Caffè Izzo, il gruppo Izzo nasce grazie a Vincenzo Izzo nel 1979 come una torrefazione. Subito dopo 10 anni ha cominciato a costruire macchine da caffè e oggi siamo la prima azienda che produce macchine da caffè e torrefazione, quindi facciamo caffè. Il nostro concetto, il nostro business è vendere caffè e macchine contemporaneamente, cosa che gli altri, i nostri competitor, non fanno. Però perché noi crediamo sinceramente al risultato, all'obiettivo di dare al cliente un eccellente caffè, un ottimo caffè. Facciamo una piccola cronistoria di quello che è stato il percorso di Caffè Izzo dal 1979 a oggi. Certamente una storia di successo, quasi 40 anni molto ben spesi, che con tanta determinazione hanno creato una presenza sul territorio molto capillare. Bravissimo, perché noi siamo presenti praticamente in tutta Italia, nasciamo nella Campania. E abbiamo cominciato appunto con le origini campane, subito dopo ci siamo espansi direttamente in tutta Italia, adesso siamo presenti praticamente in tutto il mondo, in Germania, Nord America, in Asia con le nostre macchine. Abbiamo cominciato dal bar e adesso facciamo anche le macchine appunto professionali per il mondo domestico. E parliamo quindi di macchine professionali. Intanto, perché questa scelta? È un caso quasi unico quello di andare a vedere un torrefattore che ha detto un bel giorno: sai cosa c'è di nuovo? Io faccio sì da realizzare delle macchine professionali che eroghino il prodotto caffè secondo le caratteristiche che io vado a torrefare. Certo, noi abbiamo appunto tre miscele, abbiamo il grande espresso 100% arabica e il deck, e non vogliamo andare a confondere il consumatore con diverse miscele, e quindi diciamo che le nostre miscele vanno benissimo sotto le nostre macchine. Nasciamo con le macchine a leva per poi avere appunto una macchina domestica con un gruppo a leva, dove abbiamo l'estrazione eccellente del nostro caffè e del quale potete anche assaggiarlo per avere un vostro giudizio. Lo faremo tra pochissimo, stanne certo. Subito dopo siamo andati a fare un'evoluzione della macchina a leva, andando sulla nostra macchina automatica, la nuova nata, la Alex Duetto Evo. Eccola, spostiamoci da questa parte in modo che il cameraman possa andare a inquadrarla. È questa qui. Abbiamo un facilissimo display intuitivo e con il gruppo E61 noi andiamo a fare un caffè eccellente. Oh, allora, senza scendere nei tecnicismi, perché altrimenti correremmo il rischio di annoiare gli amici che sono dall'altra parte, possiamo dire intanto a chi sono dirette queste macchine? Queste macchine sono dirette al mercato domestico, per chi vuole effettivamente dimostrare di fare un ottimo caffè, un caffè professionale. Diciamo che sono macchine per cultori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mentre per il mercato domestico, che cosa vi siete inventati? Per il mercato domestico abbiamo le nostre nuove macchine che usciranno a maggio-aprile di quest'anno, le nostre macchine Iris e Dori. Iris, una macchina a cialde molto semplice da utilizzare, sempre utilizzabile con le nostre cialde grande espresso 100% arabica e deck, e Dori, la nuova macchina compatibile in espresso,
Idem anche per le compatibili Nespresso, abbiamo le nostre cialde Gold, Silver e Deck che andremo ad utilizzare con la nostra macchina ad utilizzo domestico. Una macchina più smart, più economica naturalmente rispetto alle Super Professional che abbiamo visto lì, che sono bellissime, efficientissime e robustissime. Assolutamente sì, sono macchine che sinceramente commercializziamo ma sotto il nostro controllo, design e progettazione. Tant'è vero che le nostre macchine sono state progettate qui in Italia per poi essere prodotte altrove. Angelo, grazie, sei stato molto bravo al tuo esordio televisivo, era emozionatissimo prima, ho detto non preoccuparti, è tanto facile, io poi ti aiuto cercando di metterti nelle condizioni di non sentirti in imbarazzo dinanzi al microfono e alla telecamera. Saluta gli amici di Venni in TV. Arrivederci, grazie mille. E voi non andate via perché abbiamo ancora tante cose da documentare con microfono e telecamera qui al SIGEP 2017.